Occhi puntati verso il cielo azzurro oggi, martedì 25 gennaio, di comuni cittadini appassionati di volo e, perché no, patriottici, al passaggio di 10 aerei della pattuglia acrobatica nazionale delle frecce tricolori, che per 15 minuti attorno alle ore 14, salendo in formazione romboidale, come in un film, dalla bassa valle, hanno effettuato due piroette in gergo tonneux, visibili da qualsiasi postazione, stendendo, dopo essersi aperti a raggiera, affascinanti fumogeni tricolore, principalmente sulla schiarea e sulla pista Stelvio, teatro di gare alle prossime Olimpiadi 2026 previste tra il 6 e il 22 febbraio. Quale amministratore di Bormio siamo orgogliosi ed entusiasti di accogliere questo tricolore dato appunto dalle frecce tricolori e onore al merito a chi ha comunque proposto e organizzato sopra i cieli di Bormio questo evento splendido. Sono degli MB 339, sono degli aeroplani, degli aviogetti costruiti in Italia, quindi orgoglio italiano anche in questo. La pattuglia acrobatica nazionale viene vista da anche tutte le altre pattuglie acrobatiche mondiali come esempio, come scuola. Sono i migliori professionisti al mondo e insomma penso che veramente è anche un concentrato anche di tecnologia italiana che sfrecerà sopra i nostri cieli. Evoluzioni entusiasmanti, precise al millesimo, da brivido, hanno anche interessato la Valle di Livigno e Valfurva, con l'apice a Bormio 3000, dove gli aviogetti hanno scollinato la cresta del Monte Vallecetta. Bormio 3000, Bormio 2000 e Oga erano i tre punti di posizionamento delle riprese olimpiche scelti a seguito delle prove generali della settimana scorsa. Un evento straordinario, dice il consigliere Dazzanche, più unico che raro, dobbiamo essere orgogliosi. Ho visto persone comuni, non appassionati, piangere, tanto erano emozionati a questo evento. E questo è il primo passo per far capire loro e a noi quanto un'Olimpiade sia importante per il nostro territorio. Insomma. Quanto accaduto oggi è un vero e proprio saluto a questi luoghi. Anche il tenente colonnello Stefano Vit, comandante del 313° gruppo addestramento acrobatico, da Bormio 2000 ha potuto fare i complimenti ai suoi uomini. Il maggiore Pierluigi Raspa, capo formazione, i capitani Alessandro Sommariva, Simone Fanfarillo, Oscar Del Do, Alessio Gersi, Federico De Cecco, Leonardo Leo, Franco Paolo Marocco, Alfio Mazzoccoli e al solista il maggiore Massimiliano Salvatore. A loro il nostro grazie per l'emozione regalata. È la terza volta che vedo le frecce tricolori. Avevamo visto anche quella che doveva essere la prova generale a sorpresa di alcuni giorni fa, che aveva fatto dei passaggi più radenti sul Vallecetta. L'impressione è sempre bella, no? È sempre affascinante.